Salve a tutti, bentornati. Stiamo smentendo Gant, il prefetto della polizia. La causa dell'SL9, probabilmente tutto quanto quello che è successo in questo caso. È il mastermind, si chiamano, no? Di solito. Quindi, beh, andiamo avanti. Ho presentato la lista incompleta, parte di cui lui aveva nella sua scrivania. Quindi, almeno qualcosa dovrebbe fargli. Ma temo di doverla smentire. Spiegati. Nel suo ufficio sono state trovate alcune prove. Questo elenco, per esempio. Quello è l'elenco con il disegno di Emma Sky sul retro. È stato trovato in un cassetto della sua scrivania. Oh. Inoltre, un frammento del vaso che un tempo teneva in ufficio è stato rinvenuto nella sua cassaforte. Dove? Vede, prefetto Gant, questi oggetti trovati nel suo ufficio provano entrambi, senza ombra di dubbio, che lei ebbe un ruolo attivo nella falsificazione della scena del crimine. Ora c'è da vedere se le prove valgono, ma almeno la lista dovrebbe valere. Prefetto Gant, come spiego tutto questo? Oh, un avvocato difensore che potrebbe anche tenere testa al piccolo Worthy. Allora lo ammette, eh? Lei contribuì a depistare le indagini. Chi, io? O forse vuoi dire... tu? Io? Cosa c'entro in questa storia? Beh, sei stato tu a intrufolarti nel mio ufficio per trovare queste... prove! Di cui parli. Vedi, i procuratori non sono gli unici capaci di inquinare le prove. Anche gli avvocati difensori sono degli esperti in materia. Non è così, Righty? Mi stai accusando di falsificare... Oh, da che pulpito! Ma era presente anche il detective Gumshoe durante... Beh, è così! Durante quella indagine? Worthy, ragazzo mio. Neanche i detective sono degli angioletti. Ti assicuro che Dick verrà doverosamente punito. Cosa? Se lo stipendio del detective Gumshoe calasse ancora, gli toccherà pagare per lavorare! Oh, man! Io pensavo più lobotomia, conoscendo Gumshoe, cioè conoscendo Gant, però... Bene, visto che il detective Gumshoe era presente, la prego di testimoniare riguardo queste prove trovate nel suo ufficio e sul loro presunto legame con la falsificazione della scena del crimine. Ah, i giovani, al giorno d'oggi non sanno più stare al loro posto. Ma almeno piano piano lo stiamo incanalando verso la sua disfatta. Prove e manipolazione. Vediamo cosa ha tirato fuori il nostro Righty, un frammento di un vaso. E un elenco? Per quel che ne so, potrebbe essere stato Righty a metterle nel mio ufficio? Comunque, è impossibile provare quando queste prove sono state scoperte. Se fossero state trovate dopo la condanna di Dark, sarebbero inutili. Non c'è alcun motivo per cui avrei dovuto manipolare la scena di un crimine. Una tale manipolazione non mi avrebbe portato alcun beneficio. Beh, il beneficio è manipolare il capo dei procuratori, Lana Sky? Signor Wright! Sì, vostro onore. Quando ha esaminato il luogo del delitto, avrebbe dovuto stare più attento a seguire le procedure. Ti rendi conto che io sono il prefetto di polizia? Bada, ci saranno delle conseguenze. Per sicurezza ti citerò anche in giudizio, così non farai di nuovo lo stesso errore. Mi scusi, prefetto, ma non potrebbe aspettare fino a domani per questo? Oggi è... beh, lo sa benissimo anche lei. D'accordo, Judy, ma in cambio... va bene, sempre lo stesso posto, giusto? What the fuck? Cosa sono, telepatici? Cos'è il compromesso? Vanno a nuotare insieme? Ok, prove e manipolazione. Per quel che ne so, potrebbe essere stato Righty a metterla nel mio ufficio. Obiezione, sono stato io, giuro. La pregherei di tenersi per lei queste ridicole affermazioni? Beh, non hai tutti i torti. Del resto non avresti mai il coraggio di fare una cosa del genere. Cosa? Sappia che una volta ho scavalcato il cancello di un recinto e... Signor Wright, cosa sto dicendo? Oh, che prova di essere badass, ma non lo è. A ogni modo, non puoi provare di non aver messo tu quelle prove nel mio ufficio, vero?
Se puoi dimostrare il contrario, risparmia il fiato per dopo. Per dopo? Cosa sta farneticando? Mi pare ovvio. Mi riferisco a quando verranno trovate le sue impronte. Esatto. Se saranno rinvenute sulla mia cassaforte, per Righty saranno guai seri. È l'essere più viscido che abbia mai conosciuto. Sì, Guananguilla, sfugge! Comunque è impossibile provare quando queste prove sono state scoperte. Cosa intende dire? Gamshu era lì? La mia è solo un'ipotesi, naturalmente. Ma supponiamo che io tenessi quelle prove nella mia cassaforte. Questo non presuppone necessariamente una falsificazione. Cioè? Se l'occultamento delle prove trovate sul luogo del delitto non è una falsificazione... Non ho ancora finito, signor Wright. Dipende tutto da quando quelle prove sono state trovate. Se fossero state trovate dopo la condanna di Dark, sarebbero inutili. Nel senso che è già morto? Ma non è questo il punto, non vogliamo cambiare il giudizio di Dark in questo momento. Sta dicendo che questo frammento del vaso non venne trovato nel corso delle indagini? Precisamente, infatti non figurava neanche nell'elenco delle prove. Chissà perché, chissà, potrebbe anche essersi materializzato all'improvviso dopo la condanna di Dark. Oh, come on. Oh, per lei sarebbe molto comodo. Right. Il prefetto ha solo descritto una possibilità. Se non può escluderla a priori, i suoi commenti, per quanto corretti, non sono altro che una perdita di tempo. Questo già lo sapevo. Avanti, signor Wright. Pensaci bene. Non c'è alcun motivo perché... Un motivo c'è. Non cercare di ipnotizzarmi. Come può guardarmi negli occhi e affermare una cosa del genere? Pensavo che avessi... che avevamo qualcosa, insomma. Perché sono innocente? Non ricordi? Chi è l'assassino di Neil? Oh, come... Che è eso? Non penso che la parola assassino sia molto corretta in questo caso, ma in fin dei conti la persona responsabile della morte del procuratore Marshall è proprio Emma Sky. Allora, hai capito finalmente? Una tale manipolazione non mi avrebbe portato alcun beneficio. Ora arriviamo al beneficio. Lo crede davvero, prefetto? Dopotutto lei ottenne un enorme beneficio al termine di questa brutta faccenda. Ah sì? Non me ne ero mai accorto. Quale sarebbe questo beneficio? Parlo della sua promozione a prefetto di polizia. Oh! La risoluzione del caso SL9 le assicura la promozione al ruolo di prefetto. Direi che questo è un movente più che valido! Oh, buona questa! Oh no! Qualcuno ha cominciato a suonare l'organo! Make it stop! Huh? Mi credi davvero così incompetente? Non la seguo. Ero già destinato a diventare il prossimo prefetto? La risoluzione del caso SL9 accelerò semplicemente la mia nomina. È così, signor Edgeworth? Sì, sarebbe comunque diventato il nuovo prefetto. Attento a puntare quel dito, altrimenti sarai tu ad avere un dito puntato contro. Di conseguenza, lei avrebbe avuto un unico movente per inquinare la scena del crimine. Se non lo fece per la sua carriera, allora lo fece per qualcun altro. Per Lana Sky? Per avere un cagnolino ai tuoi ordini perché lo ricattavi? Non dire scemenze, Worthy, tu mi conosci bene. Io mi preoccupo solo di una persona. Me stesso! Bene, spero che ora sia chiaro a tutti. Judy, ti dispiace se modifico leggermente la mia testimonianza? Ma si figuri, faccia pure! Non sarei mai complice di qualcuno se non avessi nulla da guadagnare. Hai qualcosa da guadagnarci! Nulla da guadagnare? Proprio così! Io mi cons... la madonna! Io mi considero al centro dell'universo! Vodafone. È tutto intorno a... Mamma mia! Quella ragazzina, la sorella di Lana, hai presente?
Se pensi che fossi dispiaciuto per lei, ti sbagli di grosso. Sì, me ne ero accorto. Ha ragione, lei non ha pietà per nessuno. Inflessibile con il crimine e inflessibile con il prossimo, mi hanno insegnato questo. Ora non voglio incontrare la madre di Gant. Probabilmente l'ha negato da bambino, per quello che continua a parlare di nuoto. Non l'ha negato perché quello implica morte, ma magari è già morto, che ne so. Potrebbe essere resuscitato visto che ha una chiesa in ufficio. Ma verso se stesso mi sembra molto indulgente invece. Buona questa, Worthy. Cosa avrebbe potuto ottenere manipolando la scena del crimine? Considerato il suo egoismo, avrebbe potuto essere il complice di qualcuno? Il complice di posso selezionare Lana? Se indico Lana come complice... non perché è stata Lana, ma perché... cioè, aiutandola a scagionare Emma... la puoi sfruttare in quel senso complice. È vero, lei non aiuterebbe mai un'altra persona, ma se aiutandola potesse ottenere qualche beneficio, credo che sarebbe disposta a fare uno strappo alla regola. Signor Wright, sembra che lei sia determinato a rappresentare il prefetto come una brava persona che ama aiutare il prossimo. Non intendevo dire questo. Molto bene, allora, ecco la mia domanda. Chi è la persona che il prefetto Gant avrebbe aiutato a manipolare le prove? Lana. Boom! Il procuratore generale Lana Sky... l'imputato? Alla luce dei fatti emersi, mi sembra una conclusione logica. Emma Sky fu vittima di una sfortunata serie di eventi. Chi avrebbe voluto aiutarla più di sua sorella Lana? E per quanto riguarda il prefetto Gant, avrebbe accettato di aiutarla per un motivo ben preciso se Lana gliel'avesse chiesto. E l'avrebbe fatto, ovviamente, per interesse personale. Interesse personale? Si spieghi meglio! Dopo la risoluzione del caso SL9, Lana Sky venne nominata procuratore generale e messa quindi a capo della procura. La persona che organizzò questo trasferimento fu proprio lei, prefetto Gant. Ma cosa ci avrebbe guadagnato con questo trasferimento? Avrebbe potuto usare il procuratore generale come una marionetta. In sostanza, avrebbe ottenuto il controllo assoluto su tutte le indagini. Quindi sta dicendo che, nonostante il suo formidabile carisma, il prefetto gioca ancora con le marionette? What the fuck, giudice? No, aspetti! Forse con marionetta intende una persona costretta a obbedire. Ora ho capito! Ci sono. Fermi tutti, ok? Cancelli quella linea dal verbale, per favore. Lo confessi, prefetto. Lei aiutò Lana Sky a inquinare le prove. Il suo movente? Farla nominare procuratore generale per poi controllarla totalmente. Righty, ragazzo mio, hai una fantasia sconfinata. Lascia che ti chieda una cosa. Cosa? Puoi dimostrarlo? Puoi provare che io ho controllato Lana? Se Wright fosse intelligente a sufficienza da registrare la testimonianza che mi ha fatto Lana poche ore fa. O più semplicemente, Lana ha mai ammesso di essere stata controllata da me? Lana ha taciuto per 2 anni solo per proteggere Emma. Non testimonierà mai contro Gant. Temo che senza prove concrete la tesi della difesa sia una mera congettura. A meno che la stessa cosa non sia accaduta anche nel nostro caso. Nel nostro caso? A quale caso si riferisce esattamente? Sto parlando... del delitto del detective Goodman, ovviamente. Il procuratore generale si è comportato in modo strano durante questo processo, come se qualcuno lo stesse controllando. Possono testimoniare anche i suoi amici che da allora è cambiata parecchio. Worthy, bada come parli. Non vorrei che ti accadesse qualcosa di...
cosa intende dire, signor Edgeworth? Intende dire, vostro onore, che il prefetto Gunt è coinvolto nell'omicidio del detective Goodman. Non solo. Il prefetto cerca di incolpare Lana Sky per nascondere il proprio coinvolgimento. Cosa? Bene, l'abbiamo tirato dentro, in teoria. Dobbiamo dimostrarlo, non so... Silenzio, silenzio, silenzio! Ho detto silenzio! Signor Wright, lei non può essere serio! Huh? Questo è un affronto alla più alta carica istituzionale dell'intero distretto! Accusare il prefetto di polizia di estorsione e di omicidio! Questo è inconcepibile! Vostro onore, non ho fatto altro che ripetere ciò che ha detto il signor Edgeworth con un linguaggio un po' più semplice. È troppo tardi, signor Wright. Ormai non possiamo più tornare indietro. Alla fine è proprio lui a voler andare fino in fondo. Può dimostrare quanto ha appena affermato, signor Wright, che il prefetto, la più alta carica del distretto, è coinvolto in questo delitto? Ottima domanda. Malgrado il suo grado e il suo ruolo pubblico, il prefetto Gunt è un comune cittadino. A questo punto dobbiamo chiederci, è un criminale? Solo le prove ce lo diranno. Solo la luna lo sa. Solo la lana lo sa. Capisco. Molto bene, ci mostri la prova che lega il prefetto Gunt all'omicidio del detective Goodman. Ma si ricordi, questa volta non tollero errori. Non tollero errori? Vuol dire che è game over? No, dai. Ok. La prova... Questo è fondamentale. La prova che lega Gunt all'omicidio di Goodman. Questo, questo, no? Sappiamo che è il 777, no? Adesso. Io direi che è quello. Proviamo. Spero che non perdere tipo tutti i punti allo stesso tempo. Spero che non tollero errori vuol dire tollererò 4 errori. Vai! Yeah! E questo? Questo è il registro dei tesserini. Sì, la musica non smette, però c'è un dialogo, quindi... Sì, quello che mostra chi entrò nella stanza delle prove il giorno del delitto. C'è un numero in questo registro che ieri non siamo riusciti a identificare. 777-7777. Spiacente, ma non puoi dimostrare che quello è il mio numero? È il suo numero di identificazione. Oh! Cosa? E come fa a dirlo? Per aprire la cassaforte del prefetto Gunt bisogna digitare un codice. Un codice di sette... Non dimostra che è il suo, però... Boh, non so dove sta andando. Un codice di 7 cifre. 7 cifre? Vuole forse dire... Esatto, vostro onore. Il codice era 777-7777. Esattamente come il numero misterioso presente in quel registro. Prefetto Gunt! Oh, Angry! Il giorno del delitto, lei è entrato nella stanza delle prove! Però non lo dimostra davvero, cioè... Io posso mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nel, come... password da qualche parte, ma non vuol dire che... è il mio numero... non lo so, fortunato, roba simile. Vabbè, non avevamo discusso con Von Karma che lui mette 1 come codice bancario perché è il numero 1, ma non vuol dire niente. Vabbè. Yes! Angry Gunt, guardalo! Ora si toglie i guanti. Oh no, non sono guanti, è Haki quello! Yes! Il giorno del delitto, lei è entrato nella stanza delle prove. Silenzio, silenzio! Prefetto Gunt, come intendo replicare? Non replico. Falcon! Oh man, posso chiudere qui? Voglio chiudere sulla faccia di Angry Gunt. Io chiudo qui, ragazzi. La prossima volta... voglio... Yes! La prossima volta...
Tartasseremo Gant, l'abbiamo preso. Gli abbiamo preso un lembo della giacca in una segheria. Possiamo farcela, come on. Alla prossima, bye bye.